Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con la carriera. Dopo due episodi, i due scorsi che sono stati molto importanti, con grandi big match, grandi partite e grandi risultati. Siamo primi in classifica e devo dire anche in maniera molto importante perché siamo a più 8 dal nostro prossimo avversario che sarà l'Udinese, a più 5 dalla seconda che sorprendentemente è il Lecarpi, a pari merito, anzi non a pari merito, a più 1. Sul Napoli che è a 16, una classifica strana, ma di questo ne abbiamo già parlato. In questo episodio, come vi farò vedere ora dal calendario, affronteremo l'Udinese e la Sampdoria per quanto riguarda il campionato, mentre in Champions, la sfida che sarà intermedia tra le due di Serie A, affronteremo il Marsiglia per il vero e proprio giro di boa. Dopo la pausa per le nazionali, la Serie A torna in campo all'Olimpico, va di scena la decima giornata tra Roma e Udinese, la capolista sfida la settima in classifica. Se non sarà comunque una partita scontata, finita in parità lo scorso anno e comunque di tradizione sempre molto difficile per entrambe le squadre, ma nel nostro caso lo è stata ancora di più qui allo Stadio Olimpico contro i friulani. C'è comunque un po' di turnover nella Roma perché il prossimo impegno sarà di Champions League, quindi tra Koskie Trepali, Florenzi Manolas, Umtiti e Declan John in difesa con Salim Chan e De Rossi a centrocampo, Ricci Depay alle spalle di Aubameyang e Bacca. Insomma, neanche troppo il turnover che però un po' c'è perché ci doveva essere. Andiamo a vedere invece come risponde l'Udinese di Colantuono in campo con Karnezis, Traipaldi, Bubrinic, Piris, Danilo, Guilherme. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, no, perché se non sbaglio Guilherme appunto fa parte del centrocampo con Marchinho, Luan, Badue, Gabriel Silva e poi le due punte che voi avete visto in grafica. Salutiamo anche Sveva che ci ha scritto sul PlayStation Plus, infatti mi ero distratto un po' lì, che poi PlayStation Plus no, insomma sulla Play, me l'ho distratto un po' per quello. Inquadratura per Danilo, difensore e capitano dell'Udinese, tutto pronto all'Olimpico sotto l'acquazzone di Roma. È cominciata Roma Udinese. Firmato anche in Champions League contro il Leverkusen. Ora il suggerimento per Florenzi e Derico a provare. Occhio ad Ale con il destro che termina non lontanissimo dalla porta di Karnezis. E lui questi colpi ce li ha. Pone De Rossi dentro proprio da Florenzi. Bella azione della Roma, bella triangolazione. Al centro Aubameyang. Palla in mezzo! Bello Aubameyang che fa impazzire la Sud e porta avanti la Roma. Grandissimo gol dei giallorossi alla mezz'ora, l'assist di Florenzi e una bellissima palla di Ale che mi ricorda quella data a Totti nel derby di 2 anni fa. Non so se tutti, probabilmente qualcuno se la ricorda, nel primo derby di questa carriera. Era il gol del pareggio quella volta di Francesco Totti, peraltro più o meno in questo frangente della partita, nella stessa porta. Segna Aubameyang, Roma 1, Udinese 0. E fuori Lucian e De Paio ha visto. Pallone basso per Lucian che può prendere la mira. Calciare col destro, anzi col sinistro per Ricci. A porta vuota sulla rimpattuta di Karnezis. Fa 2-0 per la Roma. E partita che sembra già chiusa, anche se manca ancora tantissimo. Al 37esimo, su conclusione pericolosissima e fastidiosissima soprattutto perché non è la prima volta che calciamo da quella posizione. I giocatori sono sempre di fronte al portiere che fa fatica nel veder partire il pallone. E qui è per l'ennesima volta difficoltà Karnezis. Poi Ricci non può sbagliare. Pato è sconsolato, la Roma ha raddoppiato. Il primo gol in questa stagione per Ricci, che aveva segnato un gol pesantissimo l'anno scorso, che ricorderete a Livorno, nella vittoria per 3-2 all'ultimo respiro, il gol del 2-2. Roma ancora Bacca. Sta andando Aubameyang, è anche scoperta l'Udinese dietro, la può portare Aubameyang con De Rossi al centro, visto e servito con Bubnic che anticipa Daniele di un nulla, sarà calcio d'angolo per la Roma. Così come Marchinho, terzino dell'Udinese che proprio l'Udinese ha cominciato a fare il centrale, intanto qui Lucian recupera il pallone solo per un attimo, poi De Rossi in tackle duro, durissimo Daniele che è arrivato in ritardo su Marchinho forse, attenzione al cartellino però. Che è fortunatamente giallo. Che rischio corso da De Rossi. Badu. Saltato Bacca, non Florenzi che va dentro da De Rossi. Ancora Roma davanti. Col pallone dentro dentro per Bacca. Occhio a Bacca in aria. Può calciare col destro Karnezis. Se ne spinge. Poi Danilo allontana. Palla sul destro che non è il suo piede. C'è Bacca che va a ricevere. Poi fuori da Florenzi. Prova lui col destro. Una rasoiata. Danilo respinge. Poi ancora Roma con Florenzi. Dentro da Bacca che calcia sul fondo. Che bolide di Carlos. Per Guilherme.
Poi Badu con Florenzi che è lì e gli porta via il pallone. Bravo ancora Ale che può ripartire in contropiede. Fa tutto da solo Florenzi. La porta con Kanté che arriva. Ancora Florenzi che va in percussione. Florenzi fino in fondo. Calcia in porta. Forse con deviazione. No, ha calciato male lui. Che peccato. Si è fatto tutto il campo e meritava di più. E poi Kanté dentro da Bacca. Che la gira. Maximen. A destra De Rossi solo. Il pallone comunque passa per Daniele. Che può spingere. Stanchissimo. De Rossi l'ha presa Karnezis. Voleva il gol Daniele, ma la Roma continua a sciupare tantissimo. Fuori da Kanté, c'è pure De Rossi. Servito Daniele, gli va dentro Kanté, servito Kanté, Karnezis in calcio d'angolo. Roma batte Udinese 2-0, una vittoria strameritata e potevano essere molti di più. È l'ennesima volta che diciamo questo, perché? Perché è una Roma che sta dominando questo campionato e a questo punto probabilmente i big match serviranno a testare veramente se siamo una squadra da scudetto. Un big match ce l'abbiamo avuto la prima giornata e non è sicuramente testabile perché era la prima giornata e comunque è finita 1-1 contro la Juventus. Un altro è stato il derby che comunque abbiamo vinto con Napoli, abbiamo vinto strameritando, però ovviamente il Napoli secondo me è un gradino sotto alle altre, nonostante la posizione di classifica. Sono curioso di affrontare, sempre nonostante la posizione di classifica, squadre come Inter e Milan, perché peraltro sono quelle che ci mancano da affrontare ancora, tra le big, insomma, del calcio italiano. Andrei un attimo a rifare gli allenamenti e poi ci concentriamo sulla partita di mercoledì contro il Marsiglia, che sarà molto delicata, perché secondo me vincendo possiamo porre un gradino importante anche lì per il passaggio del turno e per l'eventuale primo posto, che sarebbe molto importante. Intanto comunque avanziamo con il calendario, momentaneamente come vedete siamo primi e penso che vincendo sì, potremo confermare al 90% il primo posto.